Allora, andiamo a spiegarti come è fatta una SAMP. Diciamo, tu immagino già saprai com'è la SAMP, comunque ti dico più o meno com'è fatta la mia. Intanto è una vasca, ecco qui, sotto la vasca. Il primo cilindro che vedi, vediamo se riesco a centrartelo bene, che sarebbe questo qui, è il reattore di, scusami, è lo schiumatoio. Ho messo questo polistirolo per evitare qualsiasi rumore possa dare fastidio a chi vive, insomma, in una stanza con questi accessori, perché come vedi è un piccolo scomparto veramente molto accessoriato e quasi sull'orlo di una esplosione. Allora, la sai, intanto la mia SAMP è molto piccola, per cui incoraggiati, perché è una vasca, ecco, sotto la vasca principale, che è questa qui. Ecco qua. Ed è veramente comoda perché intanto fa da filtraggio, però diciamo che più che filtraggio è un po' una, diciamo, un rifugio di elementi che altrimenti dovrebbero finire direttamente in vasca e non va sempre bene. Schiumatoio, vedi, larghezza 30 cm, profondità circa 40, nessuno scomparto extra. All'interno c'è, come vedi, eccoli, quel pulsantino lì bianco è l'osmo regolatore collegato poi a una centralina esterna, che è questa qui che non vedi, che ti avverte quando il livello è basso, ma comunque fa tutto da sola, perché dietro lì c'è una tanica con circa 15 litri di acqua distillata. L'osmo regolatore è messo in SAMP perché è nella SAMP che si abbassa il livello quando l'acqua evapora, e ovviamente con 1 e 2 vasche, diciamo, l'evaporazione c'è, ma non puoi stare sempre lì a raboccare, perché nel marino la concentrazione del sale, la salinità, la densità sono due valori assolutamente importanti, come nel dolce e il pH, che non può avere eccessivi sbalzi. Allora, come vedi, questi sono i due tubi che portano e ritornano in vasca, nella vasca principale. Questi due verdi che vedi invece vanno a un refrigeratore, che è assolutamente opzionale, dipende anche da quanto vuoi spendere, da come vuoi tenere la vasca, eccetera eccetera. Questo è il tubo che dalla vasca porta dentro la SAMP l'acqua reflua, l'acqua che è l'overflow, si chiama infatti, cioè quella che va oltre il livello. E questo invece è un tubo collegato a una pompa che sta qui sotto, AIM, IAIM penso portata a 1200 litri, che riporta su l'acqua trattata. Perché? Perché tutto avviene qua dentro. Allora, questo è lo schiumatoio che serve a far schiumare, ecco, tutte le proteine che sono presenti dentro l'acqua, dando quindi una ulteriore mano a un filtraggio che avviene soltanto attraverso le rocce, che come vedi qui sono da me in abbondanza e che ho preferito al fondo Deep Sand Bed o DSB, al fondo che onestamente non mi ha dato grandi giovamenti. E in più, oltre alla, diciamo allo schiumatoio, alle varie pompe che stanno direttamente dentro la SAMP, quello che ci confluisce è anche il reattore di calcio. Eccolo qua. Questo è il reattore, è sempre come lo schiumatoio, ma è un caso, è acqua engineering. Questo è il contabolle, perché lo schiumatoio funziona con corallina. Queste sono piccole bolle di magnesio, piccole scaglie di magnesio, corallina. La CO2 che fa sciogliere tutta questa roba qui dentro, c'è una sorta di riciclo del gas CO2, quindi non c'è nessuna dispersione, e poi goccia a goccia finisce tutto quanto qui dentro. Ecco, questo è il goccia a goccia del reattore di calcio. E direttamente in SAMP avviene la miscelazione con l'acqua che finisce poi in vasca. È veramente diverso dal vedere che finisce tutto nella vasca, soprattutto perché la mia vasca è di dimensioni estremamente ridotte. Quello che regola all'interno della
diciamo, del reattore di calcio il pH, perché ha un pH per sciogliere che è intorno ai 6 e 7, 6 e 5, ma anche 6 e 4. Nel mio caso sto andando un po' oltre perché dovrei regolare di nuovo il goccia a goccia, ma mi sono reso conto che il KH e il calcio sono molto alti, molto più alti che in natura, per cui sto cercando un pochettino di diminuire il flusso e lo scioglimento del materiale che c'è all'interno del reattore. Tutto dovrebbe avvenire appunto dentro la sump, perché la vasca deve ricevere direttamente l'acqua miscelata, acqua che comunque si miscela in questo contenitore, perché bisogna capire che nel marino una sump, eccola qua, come vedi c'è tutto il porcaio che altrimenti finirebbe in vasca e a vista, che la sump nel marino non ha diciamo una valenza di filtraggio come potrebbe averla sotto un dolce, quindi con gli scomparti, con i materiali super ipertecnologici o iperporosi e cose così. Nel marino deve essere un po' il rifugio, un peccatorium di tutto quello che altrimenti dovrebbe essere esternalizzato in un dolce, in un sistema senza sump, ossia per esempio questo che non potrebbe mai essere messo diciamo ai lati di un acquario così, perché farebbe veramente deturperebbe tutto quanto, anche perché non ci andrebbe, insomma, non è adatto per stare ai lati. Il reattore di calcio altrimenti dovrebbe avere questo tubo che dovrebbe arrivare fino a su in alto in qualche modo e finire dentro la vasca. Insomma, sembrerebbe più un paziente intubato che una vasca da salotto il marino, e invece deve essere tutto assolutamente perfetto e intozzo. Io infatti qui dentro ho messo tutto quello che altrimenti finirebbe in vasca, e a me non piace, non piaceva l'idea, perché già avevo fatto questa esperienza appunto con un Joel 260 Vision e questa volta ho voluto fare le cose per bene. Questa invece, come vedi, è la vasca. Ecco, la vasca si presenta così, si vedono soltanto le pompe. Questo è questo è il LED, è il sistema LED. Veramente sottilissimo, come vedi, ma leggerissimo. Ecco qua. E questo invece è sia l'overflow, che raccoglie tutta l'acqua reflua che poi finisce dentro la sampa, e questa invece è la risalita governata da una Yaima potenza 1200, che funge da vera e propria pompa. Ovviamente il movimento nel marino fa tutto, è un toccasana. Come vedi, gli animali stanno benissimo, anche se ormai diciamo che l'aria è quella che, diciamo, la luce è quella crepuscolare. Ecco i pagliaccetti all'interno del loro anemone che è diventato gigantesco. Questo è una canturide abbastanza timido che si nasconde perché si vede troppo ripreso. Insomma, e queste sono delle pompe che sono delle chicche, perché costano tantissimo, ma sono comandate, diciamo, in differita da questi due sistemi che, come vedi, simulano un po' le onde, però in maniera asincrona. Purtroppo costano 300 euro l'una, ma fanno il loro porco lavoro. Ecco qua. Il LED ha il sistema, diciamo, di giorno, notte, ma anche l'intensità varia. Come vedi, adesso ti dice un po', non si vede male, ma ti dice quant'è la percentuale delle luci blu e qual è la percentuale invece delle luci bianche, e tu la puoi regolare a seconda dell'orario e di tutto. Veramente una vera chicca. Io te la consiglio e te la consiglierò poi nel topic in cui stiamo parlando un po' della tua futura disposizione. Quindi mettiti in mente che, in sintesi, tutto quello che vedi qui è, a parte il risultato di una mano mia disastrosa, perché non sono bravissimo diciamo, con la tecnica, quindi ho messo tutto sì, con la speranza di poter rifare un po' tutto meglio un giorno, ma ovviamente una volta che si fa poi non si rifà più. Ma penso che una persona equilibrata come te sicuramente farà tutto in maniera molto più pulita, facendo penzolare meno fili possibile. Ecco. Questa è la storia della sump, quindi ricordati che la sump, a parte un livello consigliato, ecco qua, vedi l'acqua che arriva qui,
che deve essere sempre costante, più per far funzionare, diciamo, gli strumenti dentro e per mettere l'osmoregolatore in un certo modo, non chiede altro. Tutto qua.